travailleurs. Passent les jours, la passe l'amour, le temps nous joue des tours. Tati, il fascino di Tati, lei ha colto l'anima di questo grande attore, non solo attore ma diciamo, ed è andato oltre, insomma è qualcosa di straordinario. Merci. Oui, en fait c'était le... J'avais très peur de ça, enfin, c'est la seule chose qui m'a vraiment fait peur. Sì, io avevo molta paura di questa cosa, infatti, perché la cosa che mi spaventava era quella proprio di restituire Tati, no? Poi, però l'animazione c'è la parola anima, e mi chiedevo fin dove sarei potuto andare, anche perché in questo caso non si trattava del personaggio di Monsieur Hulot, che è molto riconoscibile, ma di un nuovo personaggio di Tati, e che poi alla fine non era mai stato fatto. Allora, poi quando l'ho disegnato io, ho fatto un disegno di Tati, lo mostravo alle persone, un disegno immobile chiaramente, lo mostravo alle persone e non lo riconoscevo. Perché Tati nella vita vera era un uomo molto alto, piuttosto robusto, elegante, difficile da collegare con Monsieur Hulot. Io poi mi sono detto, ok, non importa, animiamo questo personaggio, facciamo la prima scena, vediamo come viene animato. Dal momento in cui si è mosso la gente l'ha riconosciuto, perché in realtà la cosa incredibile di Tati è che era il movimento che lui rappresentava più ancora proprio della sua fisicità, e credo che l'unico che avesse questo stesso tipo di gestuale, appunto, di capacità mimica era Chaplin, che è un'altra persona che si riconosce per il movimento ovunque nel mondo. Se uno, se un bambino si mette a fare Chaplin, lo riconosce immediatamente. I maghi non esistono. Non ha pensato, anche visto che questo è proprio l'ultima film di Jacques Tati, a Shakespeare, alla Tempesta e a Prospero, che seppellisce il suo libro prima di tornare a casa? Cioè, c'è qualche cosa che anche qui, dove il cinema diventa veramente magia anche nella sua costruzione, non soltanto per quello che racconta. C'est ça la différence, c'est que ça aurait pas été son dernier film. C'est que ce film là, c'était le No, in realtà il discorso sarebbe giusto se questo fosse stato effettivamente il suo ultimo film, ma questo film nella cronologia della sua filmografia doveva venire subito dopo Un Monocle, quindi in un momento in cui Tati era, poteva fare quello che voleva, perché aveva avuto un successo straordinario, trovava soldi senza nessuna difficoltà, eccetera. E poi, non avendo fatto questo film, ha fatto invece Playtime, che è il vero ultimo film, e quello è stato un tale... è stato così distrutto dalla critica e non compreso dal cinema, che effettivamente è stato il suo ultimo film in tutti i sensi. E allora io spesso mi sono così presa a pensare che cosa sarebbe successo se questo fosse stato veramente il suo ultimo film. Forse la Nouvelle Vague l'avrebbe capito meglio rispetto a Un Playtime, perché questo film aveva forse delle tematiche che potevano avvicinarsi di più, ecco, perché Playtime era talmente oltre, era talmente una cosa che non è proprio stato capito. Et ta rêve lunaire. Passe la rétine.